Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati, buona giornata. Allora, voglio iniziare il video in una maniera un po' particolare oggi, cioè spoilerandovi che questo video non sarà niente di che, quindi se siete qua perché pensate che ci possano essere delle notizie bombe incredibili, ve lo dico subito, potete impiegare il vostro tempo in un modo migliore. Però, dato che tutti i giorni, bene o male, ora di pranzo, ci facciamo due chiacchiere, andiamo a confrontarci su quelle che sono le ultime indiscrezioni della Juventus, non volevo far mancare anche oggi, dentro la settimana, la compagnia a chi magari mi guarda mentre mangia un boccone, appunto staccando dal lavoro. Quindi vi dico subito che non c'è chissà che cosa, anche se è strano, perché ho visto che stamattina Romeo Agresti è volato a Ibiza e solitamente quando Romeo va in ferie iniziano a venire fuori delle bombe, quindi ci sediamo, aspettiamo perché è soltanto questione di tempo. Però Giuntoli ce l'aveva detto, il mercato della Juventus è entrata in questo momento, sembra chiuso, anzi è chiuso, aspettando l'uscita, aspettando di capire come si incastreranno quei giocatori che vengono trattati, sappiamo già tutti, li abbiamo ripetuti fino al vomito, non possiamo fare altro che immaginarci che non ci saranno altri ingressi. Però un ingresso c'è stato, e cioè Weah, che è un po' il giocatore, l'unico giocatore bene o male in questo momento acquistato dalla Juventus, e oggi pomeriggio alle ore 14:30 UEA terrà la sua prima conferenza stampa da giocatore della Juventus, quindi aspettiamo e vediamo che cosa dirà. Noi affronteremo e recupereremo le parole del figlio di George nel tardo pomeriggio, perché questo dopo pranzo semplicemente degli impegni. Abbiamo avuto un'ufficialità però, lato Juve sì e no, nel senso che Cuadrado ieri è stato presentato, annunciato dall'Inter, mi ha fatto un po' effetto vederlo con sul fondo lo stemma nero-azzurro, trofei nero-azzurri, mi ha fatto impressione vederlo sorridente, sentirgli dire che è contento e felice di aver scelto l'Inter, sono cose molto molto bizzarre alle quali sicuramente ci abitueremo, perché poi inizia la stagione Cuadrado con quella maglia lo vedremo per tutto l'anno, però sì, lì per lì ho avuto un attimino di momento di mancamento. Sono curioso di sapere anche un po' la vostra impressione. Sapevo già che sarebbe andato lì, però un conto è saperlo, un conto è vederlo in quelle stanze e parlare da interista, sono due cose diverse. Ieri sera c'è stato un po' di caos sui social network. Perché? Perché a quanto sembra, io uso il condizionale, è una cosa questa che dico proprio perché oggi è una giornata scarica e sicuramente qualcuno nei commenti andrà a tirare fuori l'argomento, ma a quanto pare è traperato il numero di Massimiliano Allegri sui social. Perché? Perché c'è un TikTok di Andrea Di Pre, personaggio sempre un po' discutibile per tanti, che chiama Massimiliano Allegri e gli chiede se effettivamente cederanno Vlahovic, acquisteranno Lukaku. Allegri dopo 15 secondi di telefonata mette giù e nel video si intravede per un microsecondo il numero di Allegri, che è stato poi diffuso a macchia d'olio sul web. Non so se questa cosa è effettivamente vera, io ieri ne parlavo con Kino, Lello, Davom e Maschera e gli dicevo che secondo me è una pescata semplicemente di Di Pre, una roba fatta apposta per, però anche qua sono curioso di sapere un po' la vostra opinione. Però ieri, a proposito di content creator, Beppe e Leandro, che saluto, ciao ragazzi, hanno avuto il piacere e l'onore di intervistare Adrien Rabiot sul canale Twitch ufficiale della Juventus. Sappiamo bene che comunque i ragazzi lavorano per il canale Twitch della Juventus e ieri c'era Rabiot come ospite e si è discusso tanto del rinnovo di contratto, di quelle che sono state le scelte, di alcune caratteristiche e preferenze di Rabiot, come per dire il giocare centrodestra o centrosinistra. Rabiot dice preferirei giocare sempre centrosinistra, ma non importa, anche centrodestra va bene. Ha sottolineato questo rapporto forte con Allegri, ha ribadito più volte che il principale protagonista di questo rinnovo è stato proprio Allegri, che l'ha voluto fortemente e lui stesso si è trovato molto bene con Allegri e quindi non ci ha pensato due volte, anche se secondo me in realtà due volte ci ha pensato guardandosi un po' intorno, prima di rinnovare il contratto con la Juventus. Ha mostrato anche di essere abbastanza
a suo agio in Italia con la Juve, così ha svelato che Weah, con il quale ha giocato al PSG, in questo momento lo sta aiutando parlando in francese, perché Allegri parla soltanto in italiano e quindi sta cercando di fare anche un po' da traduttore e di insegnare al nuovo giocatore. Quindi oggi aspettiamoci un Weah che risponderà alle domande in francese, sta cercando di, o in inglese, non lo so, una delle due, dato che comunque lui è di nazionalità anche americana, e cercheranno in un modo o nell'altro di aiutarsi a vicenda per cercare di arrivare poi a far imparare a Weah l'italiano, per fargli comprendere al meglio quelle che sono le istruzioni di Allegri. Tra l'altro Rabiot fa un passaggio molto, secondo me, molto molto importante quando dice uno come Allegri mi piace perché non è uno che mi dice bravo quando faccio una cosa fatta bene. Rabiot dice: io ho molta fiducia nelle mie capacità, nelle mie caratteristiche, ho molta fiducia in me stesso. E questo è veramente bello da sentire, perché Rabiot semplicemente sottolinea come Allegri, anche dopo qualcosa di fatto bene da Rabiot, non gli dica bravo, bensì potevi far meglio questo, questo, quell'altro. E Rabiot dice: la prendo un po' come una sorta di miglioramento personale. Questo ci fa capire anche un pochettino quello che è il carattere di Rabiot, effettivamente il modo di ragionare. Un Rabiot che ormai ha fatto 4 anni con la Juventus, però poche volte l'abbiamo sentito effettivamente parlare con così tanta libertà. Quindi vi consiglio, si tratta di una 40 minuti di chiacchierata, vi consiglio di ascoltarvele, perché tra alcune cose divertenti, tra alcune cose curiose, tra alcune cose proprio inerenti al campo, Rabiot ci ha fatto passare 40 minuti fatti bene. Dico ci perché me la sono riascoltato questa mattina proprio per tirar fuori alcuni spunti interessanti, e poi ovviamente ci sono anche le bazzecole, come per dire perché quel numero di maglia e tutte queste cose qui, quindi ve lo consiglio, ve lo consiglio. Attenzione, che leggevo pochi istanti fa che la Juventus è alle prese con qualche giocatore per capire se andrà effettivamente in USA. Tra l'altro leggevo, sempre riportato a Rimarzio, questa notizia che anche lo stesso Rabiot ha dei problemi, però a me sembra strano, perché Rabiot proprio ieri ha detto che è molto carico e contento di andare in America, non vede l'ora di affrontare questo ritiro, quindi mi sembra strano. Però Ken, che ieri dicevamo ha avuto un piccolo risentimento al flessore, potrebbe essere in dubbio, così come Fagioli, che ricorderete c'è ancora la spalla, la clavicola, in cui sta proseguendo questo recupero, anche se lo abbiamo visto comunque cambiato in divisa d'allenamento in questi giorni. Io credo che andrà comunque in ritiro, in tournée, anche perché leggevo che Pogba comunque ci andrà, ma è molto difficile che possa andare a giocare poi le partite ufficiali. Però ragazzi, vuol dire che Pogba è ancora molto indietro, vuol dire che Pogba ancora non è un calciatore. Lo tornerà? Punto di domanda. Questa è la grande paura che ho in questo momento, e mi filtra tantissima negatività sul fronte Pogba, perché la stagione dell'anno scorso non credo che sia stata isolata, credo che ormai sia diventato uno standard per Pogba, quindi speriamo veramente che possa essere smentito, però ho veramente tanta paura dal punto di vista fisico per Pogba, e credo che in questo momento faccia fatica ad essere considerabile atleta. Se poi aggiungiamo che le partite della preparazione non le andrà a giocare, quando sarà pronto questo calciatore per tornare in campo, nemmeno da essere titolare, ma da essere un giocatore sul quale fare affidamento nelle rotazioni, non bene, non bene. E concludo con una voce che abbiamo discusso negli ultimi giorni, per la quale vi ho ribadito più e più volte che considero una follia, cioè la cessione di Vlahovic per arrivare a Lukaku. Oggi questa voce, che era partita prima addirittura di Cuadrado, perché poi ricorderete che di Cuadrado dicevamo è stato magari un dispetto, ho sputato tantissimo, di Marotta nei confronti della Juventus perché ha fatto la mossa a Lukaku. Ecco, Cuadrado è già all'Inter, Lukaku è ancora al Chelsea, giocatore fuori rosa, però si legge che Lukaku sarebbe una sorta di piano di emergenza davvero richiesto da Allegri. L'altra sera Davon diceva bene, e cioè Allegri è rimasto scottato da Ronaldo che parte l'ultimo giorno, e quindi vuole avere un piano di emergenza per non ritrovarsi a sostituirlo con un nome alla Ken, e quindi sarebbe un vero e proprio piano di emergenza, un nome di seconda linea per la Juventus come società, ma per Allegri nome molto importante proprio perché ha paura che parta Vlahovic. Quindi nella testa della Juventus, ribadito anche l'altro giorno, aggiunto, dice Vlahovic. La Juventus vorrebbe tenere Vlahovic, trattenere Vlahovic, puntare su Vlahovic, poi se arriva l'offerta si valuta. Invece nella testa di Allegri c'è: attenzione, Vlahovic al 100% andrà via, quindi iniziamo ad andare a scavare su Lukaku, perché se parte Vlahovic voglio quello lì. Però sembrerebbe in questo momento una situazione tutta in divenire,
con la proprietà, che darebbe priorità appunto alla valorizzazione dell'acquisto che è stato fatto un anno e mezzo fa, un acquisto molto oneroso. Poi ovviamente se arriva l'offerta, la cessione si può fare, perché come diceva Giuntoli non è un mistero che la Juventus abbia da dare una sistematina ai conti, ma non è una priorità la cessione di Vlahovic, proprio perché come dicevo l'altro giorno ci sono tanti giocatori, magari sono fuori dal progetto o sono dei giocatori che non hanno convinto o sono dei giocatori in eccesso e la Juventus sta cercando di cedere per cercare poi di limitare le grosse cessioni. Quindi io dopo le partenze di Artur, Kulusevski, Zaccaria, magari Pellegrini e magari Ranocchia e tutti questi giocatori, posso anche aspettarmi che la Juventus possa anche non cedere né Vlahovic, né Chiesa, né Bremer. Perché? Perché poi non farà ingressi nel caso, e quindi il riscatto di Milik, l'acquisto di UEA, e poi abbiamo dato via Paredes, Di Maria, Cuadrado, quindi ingaggi pesanti. Rabiot ha rinnovato, meno male la squadra è quella lì, rientra Rovella, arriva UEA, c'è Chiesa, che l'anno scorso non c'era, tra virgolette, dall'inizio, e c'è stato poi successivamente che va a prendere il posto da titolare in attacco al posto di Di Maria. Come numericamente la Juve c'è, poi come diceva Giuntoli dipende un po' tutto dalle cessioni, lui diceva che anche dietro secondo lui sono numericamente coperti, numericamente sì, esce Bonucci, entra De Winter, però qualitativamente io continuo a ribattere sul fatto che a sinistra manchi un centrale mancino se vuoi giocare con la difesa 3, o è un terzino sinistro se vuoi giocare a 4, se non addirittura terzino destro e sinistro, perché poi Danilo me lo vedo più come centrale. Questi sono alcuni argomenti sparsi, ve l'ho detto, niente di che, però la nostra chiacchieratina con qualche curiosità come quella del numero di Allegri è venuta fuori. Noi ci vediamo nel tardo pomeriggio per analizzare insieme e commentare le parole del neo acquisto Timothy Weah. Buon pranzo e scusate, però non dipende da me, oggi veramente tanto relax, ma Romeo è in ferie, quindi aspettate un attimo e poi boom, fuochi d'artificio.